era un grande regista, non amato dall'intelligenza, ma è stato molto più bravo di tanti autori che non hanno lasciato il segno. Quale sarà il ricordo del suo cinema che ha descritto gli anni 80 come nessun altro? Ah, per parlare dell'Italia e raccontare quel periodo lì degli anni 80 bisogna rivedere i film di Carlo Ranzina, perché li raccontano molto meglio di tanti altri. Qual è la prima volta che mi viene in mente quando pensa a lui? Che mi ha scritto un mese fa a casa mia offrendomi un film e ci siamo messaggiati fino a 3 giorni fa. Cristian, lui disse, Carlo, una volta, se fossimo nati in America ci avrebbero venerati come Spielberg, proprio a quei critici, no? È vero, è così. Sarebbe stato una persona per me, Cristian, una persona per me. È un gran signore, un amico, una persona molto generosa e molto, molto buona. Grazie. Massimo si entra da qua. Massimo di qua. E accompagniamo Carlo in paradiso. Che cosa non dimenticherai, Massimo, che ti hai rivisto tantissimo? Cosa non dimenticherò? La vita passata insieme. Cortesia. Grazie.